Ragusa, città barocca, città d'arte, patrimonio UNESCO, ma che sicuramente a livello urbanistico ha delle cose che vanno sistemate. Indubbiamente noi intendiamo mettere mano in maniera seria e responsabile agli strumenti della programmazione urbanistica. Con la collaborazione degli ordini professionali vogliamo dare regole eque, sicure, certe, in modo da preservare gli standard urbanistici del centro storico, ma al contempo dare regole che possano rendere fruibile il centro storico secondo standard abitativi moderni. C'è un piano particolareggiato del centro storico che va rivisto. Occorre dare la possibilità a chi intende tornare a abitare il centro storico di poter ristrutturare le abitazioni secondo criteri moderni. Mi riferisco al fatto che debba essere previsto la possibilità anche di demolire e ricostruire secondo standard moderni e quindi magari di accorpare degli edifici e di modificare anche l'aspetto della facciata, di poter realizzare dei vani e garage. Intendiamo anche dare degli incentivi economici alle famiglie, soprattutto a quelle con bambini, per tornare a abitare nel centro storico. Intendiamo eliminare anche gli oneri di urbanizzazione per chi progetta di costruire nel centro storico. Siamo in un luogo simbolo, siamo nella rotonda che c'è proprio al termine di Via Roma. È un luogo bellissimo, c'è una vista straordinaria sulla vallata. È uno dei luoghi che effettivamente ha subito, forse più di altri, il degrado del centro storico. Contiamo di riqualificare l'intera area in modo da far tornare la gente in questo sito e in modo da ripopolare tutta l'area. Abbiamo certamente la necessità di intervenire in maniera seria e con interventi possibilmente duraturi sul rifacimento delle nostre strade, del manto stradale. C'è anche un problema di decoro, di verde pubblico. Ci sono tante zone sparse nella città nelle quali il verde è stato trascurato. Certamente faremo in modo che in ogni zona, anche nelle zone periferiche, nei quartieri distanti dal centro, ci sia una manutenzione più attenta del verde. Il tema della sicurezza è un tema effettivamente al centro del nostro programma. Ragusa è stata tradizionalmente una città sicura, ha perso queste certezze nell'ultimo periodo, vogliamo fare in modo che torni ad essere una città sicura. Abbiamo previsto dei sistemi di videosorveglianza nelle zone più a rischio, intendiamo incentivare il presidio da parte delle autorità di pubblica sicurezza delle strade del centro, delle strade dove questo fenomeno purtroppo sta prendendo piede. La città e i cittadini stanno vivendo il passaggio alla differenziata, è già iniziato da qualche anno in alcune zone della città, adesso si sta estendendo all'intera città. È un passaggio delicato, certamente sappiamo, perché ci sono aggiunte diverse segnalazioni, soprattutto da cittadini che vivono nei condomini, che ci sono delle criticità. L'obiettivo nostro sarà quello di monitorare affinché il disciplinare tecnico e l'accordo, il contratto di appalto venga rispettato nelle sue clausole e soprattutto vengano evitati degli ulteriori oneri per i cittadini.